tutte. Allora, oggi volevo fare un video sulle ricettine naturali, per cui un proseguimento del video dei rimedi della nonna. Niente, siccome mi sono accorta che fra i video che ho fatto è quello che comunque ha ricevuto più consensi, e di questo sono molto contenta perché, come già ho detto, credo che sia conveniente poter sostituire con degli ingredienti che abbiamo in casa i normali prodotti, cioè poter trovare delle alternative naturali che comunque sono anche divertenti e facili da preparare. Questa volta però volevo parlarvi dei rimedi per i capelli. Allora, partendo dal presupposto che io sono un vero disastro con i capelli, ho i capelli ricci, sono ribelli, adesso in questo periodo li sto stirando perché ho bisogno proprio di pettinarmi ogni tanto, sennò col mio solito cespuglio non riesco a convivere. E per cui sono anche abbastanza sfibrati perché ovviamente il calore della piastra, il phon, sono tutte cose che comunque devastano la struttura del capello abbastanza. Niente, allora ho fatto i compitini, ho preso un po' di appunti e volevo appunto parlare di qualche ricettina naturale e volevo partire innanzitutto parlandovi di quella che è la mia esperienza. Io solitamente alterno, diciamo, rimedi naturali a shampoo più tradizionali, maschere più tradizionali. Questo perché purtroppo il mio tipo di capello, per cui un capello crespo, riccio, eccetera, eccetera, dopo un po' che diciamo cerco di non utilizzare prodotti con i siliconi, reagisce male, nel senso si secca tantissimo, a vedersi è brutto, comunque il risultato che ottengo esteticamente, ecco, magari il capello è più sano perché non ha questa pellicola che lo ricopre di silicone, lo fa apparire comunque più bello, perché alla fine il silicone a quello serve nei prodotti per i capelli, dà questo impatto di luminosità, dà questo effetto lucido al capello che comunque è un effetto totalmente fittizio, nel senso che poi il capello sotto lo strato di silicone rimane tale e quale e in più fa più fatica ad assorbire tutto ciò che noi mettiamo sui capelli, in quanto ecco, si forma proprio questa specie di guaina. E per rimuoverla è necessario comunque procedere con vari shampoo, per cui diciamo che per rimuovere totalmente i residui di silicone, secondo me 3 settimane all'incirca ci vogliono. Questo è un percorso che io ho provato a fare l'anno scorso e per un po' di mesi ho seguito questa cosa, poi sinceramente ho un po' gettato la spugna perché sui miei capelli gli effetti sono veramente devastanti, cioè vado in giro con un nido di rondini in testa. Per cui ecco, per non abbandonare totalmente i rimedi naturali, diciamo che alterno, per cui ogni tanto utilizzo dei prodotti contenenti siliconi quando proprio vedo che sto all'estremo. E poi ecco, quando ce la faccio utilizzo shampoo che non contengono siliconi, mentre i rimedi naturali quelli li utilizzo sempre. Ad esempio le maschere. Voglio iniziare parlandovi degli oli essenziali. Allora, gli oli essenziali sono molto utili per la cura dei capelli, in quanto appunto penetrano abbastanza in profondità e anche per questo vanno usati con molta moderazione ed attenzione, sia per la pelle sia per i capelli. I dosaggi devono sempre essere bassi e bassi secondo me sono 2-3 gocce per quanto riguarda il viso e 5 gocce per quanto riguarda i capelli. Gli oli essenziali possono essere usati sui capelli grassi, sui capelli sfibrati, sui capelli secchi, insomma, diciamo per curare i vari tipi di problema che possiamo trovarci ad avere. Gli oli essenziali consigliati per i capelli grassi possono essere l'olio di tea tree, che ha un potere antisettico, per cui ecco, è utile per combattere l'untuosità anche della cute, il limone, la lavanda e l'olio essenziale di rosmarino. Online ho trovato una ricettina che si fa appunto con l'olio essenziale di rosmarino ed è una miscela di acqua in cui sono disciolte alcune gocce di olio di rosmarino all'incirca in una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, acqua distillata, 5 gocce di olio essenziale. È necessario sbattere la miscela in quanto ovviamente l'olio non è solubile in acqua. E questa lozione serve per stimolare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, per cui fare in modo che i capelli siano più sani, più il cuoio capelluto più irrorato dal sangue, per cui diciamo che questo facilita un pochino, si dice che possa stimolare la crescita, questo non lo credo, però credo che comunque mantenendo il cuoio capelluto con una buona circolazione sicuramente i capelli ne hanno dei benefici. Inoltre questa lozione può essere usata anche per chi ha problemi di cute grassa e di forfora.
applicata subito dopo lo shampoo con un massaggio, con massaggi ecco, circolari su tutta la cute. E questo serve sia a prevenire la forfora che a curarla, e in più mantiene il cuoio capelluto più a lungo pulito. Per cui ecco chi ha problemi di cute grassa, appunto, e deve fare dei lavaggi frequenti, magari potrà diradarli un pochino utilizzando questo piccolo escamotage. Poi, per i capelli sfibrati invece sono ottimi gli oli di camomilla, l'olio essenziale di camomilla, l'olio essenziale di lavanda e l'olio essenziale di ylang ylang. Possiamo utilizzare quegli oli essenziali mettendone 3 gocce, per esempio, nella nostra maschera per i capelli e lasciandola agire quanto tempo abbiamo a disposizione, oppure li possiamo aggiungere direttamente nelle maschere che possiamo preparare. E ho trovato qualche ricettina. Allora, innanzitutto c'è una maschera ammorbidente per i capelli secchi. Io praticamente che faccio? Prendo una ciotolina di vetro come questa e per applicarla utilizzo un pennello di quelli che si usano per le tinte, in modo da poter applicare la maschera proprio su tutti i capelli per essere più precisa, insomma. E questa maschera si fa con un uovo intero, un cucchiaio di miele, mezzo vasetto di yogurt intero, 3 gocce di olio essenziale di camomilla, 3 gocce di olio essenziale di ylang ylang e un cucchiaio di olio di ricino. L'olio di ricino è ottimo per i capelli, ha una consistenza molto densa e appunto ecco, è ottimo per i capelli come lo è anche per le ciglia. Possiamo applicarne, se ci riusciamo, una goccina prima di andare a dormire sulla punta delle ciglia, sulle sopracciglia se abbiamo problemi di debolezza o comunque per far risultare le sopracciglia più forti, più lucenti. Un'altra maschera, questa ha un profumo ottimo. Ed è fatta con uno yogurt alla vaniglia, 2-3 cucchiai di cacao amaro, un cucchiaio di balsamo Splendor, questo qui di cui vi ho già parlato, al cocco, un cucchiaio di olio di jojoba. Prendiamo praticamente il nostro pennello, andiamo ad applicare l'impacco così e poi finiamo di distribuirlo magari se avete un pettine a denti larghi, preferibilmente di legno, se no anche un pettine insomma, che sia almeno a denti larghi. Poi andiamo a raccogliere i capelli e incartiamo il tutto con la pellicola trasparente, che non è proprio un bello spettacolo, però diciamo che questo poi facilita la penetrazione dei principi attivi all'interno del capello. Infatti io poi metto anche un asciugamano in modo che con il calore della testa, diciamo le componenti dell'impacco penetrano meglio, penetrano più a fondo nella struttura del capello.